vince la 13ª edizione del premio Caccuri la scelta di Sigfrido Ranucci. Sì, realmente queste serate si sono succedute come sempre, andando sempre crescendo. Abbiamo avuto tantissimo pubblico, tantissima ricaduta su quello che è il territorio, no? Perché quest'anno abbiamo coinvolto il massimo possibile, che poi è un po' la nostra mission, quella di coinvolgere il territorio, di promuovere il territorio, di far sì di essere quell'attrattore turistico che la Regione Calabria ci riconosce. E il premio è grande anche nei particolari, perché poi i finalisti questa sera porteranno a casa fra l'altro anche la bellissima Torre d'Argento del maestro Michele Affidato, quindi insomma è un simbolo del premio, un simbolo di Caccuri, ma è ambitissimo da tutti. Beh, una grandissima emozione, visto che anche il nome e lo spessore degli altri finalisti. Io credo che sia un incidente di percorso, perché il mio mestiere è un altro, testimonia però l'affetto della gente, della giuria popolare, visto che ha ricevuto tantissimi voti e nulla. Lo dedico ai miei genitori e alla mia famiglia che ha sopportato tantissimi sacrifici e la mia squadra di report. Il premio letterario Caccuri è divenuto ormai uno dei premi di saggistica più importanti d'Italia. Io da diversi anni sono onorato di poter realizzare la Torre d'Argento che viene consegnata a tutti i premiati. Un premio importante, un premio che si svolge in questo bellissimo borgo della Presila, nella città di Caccuri. Ed è molto bello che da questa terra, ecco, nascono questi eventi, eventi che esprimono cultura. Le riforme che stanno facendo in questi ultimi anni stanno solo rallentando i tempi dell'acquisizione della prova, la difficoltà ad acquisire la prova nella fase di indagini preliminari e soprattutto stanno rallentando i tempi del processo, perché continuamente si aggiungono dei passaggi, dei sofismi perfettamente inutili, che hanno nulla a che vedere con le garanzie e nulla hanno a che vedere soprattutto con la tutela delle parti offese. Sigfrido Ranucci che racconta report. Io direi che è un libro, questo La Scelta, in cui Sigfrido, e questo è spiazzante almeno per quanto riguarda... Grazie di essere con noi.